Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Inaugurato sabato 5 aprile il workshop e corso di erboristeria presso l'Associazione Archeosofica di Scali delle Cantine a Livorno. Workshop che sarà prettamente pratico, verrà allestito un laboratorio all'interno del quale si imparano le principali preparazioni, quali ad esempio le tinture, gli sciroppi. Abbiamo ascoltato dunque innanzitutto il presidente dell'Associazione Archeosofica di Livorno, Fulvio Boselli. Come è venuta l'idea? È venuta l'idea perché Tommaso Pramedesi ha scritto un piccolo erbario medicinale dove tratta alcune piante della flora italica e poi ultimamente, qualche mese fa, è uscito un grande erbario che è un trattato che lui ha fatto in 30 anni di raccolta di informazioni sulle piante con oltre 1000 piante catalogate con tutte le caratteristiche, le proprietà curative provenienti da tutto il mondo. E quindi da qui abbiamo organizzato un laboratorio pratico per poter mettere in pratica appunto tutte queste preparazioni, per poter sapere quali sono le piante più adatte per certi tipi di cure da eseguire. E quindi questo che vede è proprio il nostro piccolo laboratorio. Si comincia oggi, facciamo una giornata intera dedicata all'erboristeria e quindi faremo alcune preparazioni, la distillazione come vede qui. Poi da mercoledì sera alle 21:15 inizia il corso di erboristeria e faremo 6 lezioni e poi eventualmente, se c'è un interesse, possiamo anche proseguire, e ogni sera trattiamo alcune piante con le relative cure adatte a queste piante. E ascoltiamo colui che terrà queste lezioni, il dottor Francesco Bali. Questo interesse per l'erboristeria sta crescendo? Sì, sta crescendo. Questa crescita è evidente, è ormai 10 anni anche più che c'è un aumento dei consumi di prodotti erboristici, perché innanzitutto fanno bene alla salute e non manca niente per la cura, quindi è un farmaco naturale che non altera l'organismo, difficilmente ha controindicazioni se si seguono delle regole ben precise che appunto si cerca di fornire in questi corsi. Noi siamo qua e quindi chi volesse. Questo vuol dire che non c'è molta fiducia nelle case farmaceutiche? Ma probabilmente la fiducia c'è, però più che una scelta di vita è proprio un meccanismo che sta cambiando, secondo me, perché la farmacopea italiana sta andando in una direzione che secondo me è vecchia, mentre quella tedesca, francese già si è indirizzata da molto tempo nelle cure erboristiche, omeopatiche. Ancora in Italia, sebbene queste cure siano riconosciute, non hanno preso così tanto campo nella medicina ufficiale. Anche malattie gravi, io conosco persone che si curano omeopaticamente con rimedi erboristici, devono comunque sia mettere i soldi in tasca propria per curarsi. Non sono sovvenzionati. La medicina ufficiale la riconosce, però non aiuta a farne uso. Questo è paradossale, secondo me. Motivo economico. Motivo economico, senza dubbio le industrie farmaceutiche hanno un buon potere. E poi siamo sempre abbastanza lenti per apprendere queste metodologie che sembrano nuove, ma in realtà sono antiche. Perché già dal 1500 è che ci si curava così. E poi dopo si è persa e adesso sta ritornando in voga. Metodi antichi ma sempre attuali. Ecco l'importanza del saper fare da sé, in un certo senso. Sì, saper fare da sé è importante. Comunque bisogna seguire delle regole, perché le piante non sono innocue. Alcune contengono alcaloidi, altre a dosi massicce o con posologie sbagliate possono dare delle controindicazioni forti. Quindi, così come c'è il bugiardino nelle medicine, ci dovrebbe essere anche un bugiardino nelle cure erboristiche. Ecco, bisogna prestare attenzione comunque. Ecco, dal vostro punto di vista siete favorevoli alla coltivazione in proprio delle piante? Certo, quello non c'è problemi, il 90% delle piante erboristiche si possono coltivare, altri sono arbusti. Comunque sia, al di là della coltivazione è anche utile saper raccogliere queste piante con un criterio. Quindi quando si va a raccogliere ci sono i tempi balsamici da rispettare, ci sono delle regole abbastanza semplici da imparare
è come se queste piante dassero dei frutti e bisogna aspettare la maturazione del frutto per raccoglierle. Dopodiché, rispettando appunto le piante madri, che sono quelle che originano poi piante figlie, con una raccolta oculata può raccogliere tranquillamente e utilizzare, conservando opportunamente il rimedio. Questo corso comunque è aperto a tutti, non è difficile, diciamo. No, è aperto a tutti, non è difficile, proprio alla portata di tutti. Anzi, secondo me, se viene un ragazzo anche per gli scolari, delle elementari per esempio, loro imparerebbero subito a fare queste cose, perché sono metodi semplici e che effettivamente ce l'abbiamo dentro la coscienza, questo aspetto qui delle piante. Quindi basta solo riscoprirlo. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.